Benvenuti a un nuovo video di ECM. Adesso vedremo come impostare il flusso logico per dimensionare una cerchiatura che possa ristabilire la mancata rigidezza e resistenza in questo esempio che abbiamo già trattato negli altri video. Abbiamo quindi detto di voler aumentare le dimensioni di questa apertura fino a portarla a una larghezza di 1500 per un'altezza di 2200 mm. Abbiamo quindi bisogno di ripristinare la rigidezza con una cerchiatura. Andiamo quindi nella scheda cerchiatura e cerchiamo di dimensionare i profili per il ripristino di rigidezza. Come abbiamo detto, la prima scheda che incontriamo nei dati cercatura è quella della geometria e dei vincoli. Per quanto riguarda la geometria, inseriamo appunto le dimensioni della nostra apertura, le dimensioni nette. Vogliamo dimensionare quindi un telaio completo perché una sola architrave ovviamente non sarebbe sufficiente per ripristinare la rigidezza, che ci compete. Il confronto con la muratura rimossa in questo caso viene bypassato perché sarebbe una verifica troppo cautelativa. La muratura abbiamo già detto che è in pietrame disordinata, anche se anche in questo caso è un dato che entrerà in gioco solo per il peso specifico della muratura presente sopra la cerchiatura. Vogliamo dimensionare quindi un telaio, in questo caso in acciaio. In questo caso di default abbiamo 2H e A140 che non sarebbero troppo larghi per la parete in oggetto che abbiamo detto avere spessore 250 mm. Andiamo quindi a scegliere dei profili adipe che hanno una base più stretta e che possono andare a sostituire le HEA. Prendiamo un IP140. Per quanto riguarda il profilo inferiore, di solito si utilizza un cordone in cemento armato se fossimo al piano terra, oppure un OPN 140. Per quanto riguarda i carichi, in questo caso non andiamo a creare un nuovo foglio di calcolo, bensì recuperiamo il foglio di calcolo già utilizzato per le aperture che possiamo utilizzare anche per la cerchiatura. Il programma ci chiede se vogliamo mantenere il file già rilevato e scegliamo di sì. In questo foglio avevamo inserito le dimensioni ortogonali del solaio, la lunghezza della parete e i carichi dei vari solai. Andiamo adesso ad analizzare questa parte del foglio di calcolo dove ci indica tre modalità di considerare i carichi da inserire nella cerchiatura. Nel primo caso avremo solo il carico del solaio che insiste sopra l'architrave ed eventualmente potremo aggiungerci direttamente dal programma il triangolo dei carichi dovuti al peso proprio della muratura soprastante. Nel caso in cui l'apertura sia abbastanza vicina al solaio soprastante, però non si ha modo molto probabilmente di esplicare tutto il triangolo. Infatti vediamo che dovrebbero esserci almeno 1500 e più millimetri di spazio che a vedere quelle che sono le dimensioni di questa apertura non ci possono essere. Pertanto, quando andiamo ad utilizzare i carichi, non spunteremo la diffusione dei carichi sovrastanti l'architrave, ma andremo a stimare esattamente qual è il carico dovuto alla muratura rimanente. Quindi, consideriamo queste altre due possibilità. Nel primo caso, avremo il carico del solaio e il peso proprio della muratura. Nel secondo caso avremo tutto il carico presente sopra l'apertura. In questo caso è indifferente perché siamo all'ultimo piano. Quindi in entrambi i casi avremo circa 20 kN al metro, 15 e 13. Ne andiamo a inserire qua. Andiamo quindi a analizzare le opzioni di calcolo. Per poter spiegare sufficientemente queste opzioni,
ci sarà utile vedere la deformata. Allora, poniamo di avere un IP140 anche al traverso inferiore. Se andiamo a considerare il telaio portale, la deformabilità del traverso inferiore sarà ininfluente perché verrà supposto infinitamente rigido perché ancorato al cordolo sottostante. Se togliamo la spunta su sempre telaio portale, possiamo vedere, anche aumentando la scala della deformabilità, che questo traverso inferiore si deforma e quindi la rigidezza offerta dal sistema è inferiore. Nel caso in cui, come avevamo detto, mettiamo invece un OPN, quindi con una deformabilità piuttosto elevata, come è scritto qua nelle istruzioni, il telaio verrà sempre considerato a portale perché la deformabilità dell'OPN sarebbe eccessiva e comunque si suppone che un OPN verrà tassellato in modo continuativo su tutta la sua lunghezza. L'influenza della deformabilità a taglio è ovviamente importante e anche questa influenza la rigidezza. La luce di calcolo dell'architrave la consideriamo come appoggio-appoggio con una freccia limite di un cinquecentesimo della luce. Il confronto tra rigidezza della cerchiatura e muratura rimossa abbiamo detto che viene trascurato. Togliamo un attimo le sollecitazioni e analizziamo i giunti. Nel caso in cui il traverso superiore possa essere considerato a rotazione impedita perché correttamente ancorato alla muratura, possiamo dare un'ipotesi di telaio shear type e quindi lasciare la spunta attiva sul shear type. Le zone rigide in sommità, le loro lunghezze le possiamo considerare calcolate automaticamente, quindi verrà calcolato esattamente la zona rigida derivante da metà altezza del traverso. La tipologia di giunto in questo caso sarà saldata con degli arrangiamenti verticali nella trave. La parte sul giunto bollanato quindi può essere trascurata. Vediamo quindi che il calcolo del giunto ha portato a classificarlo come rigido e a completo ripristino. Se vogliamo avere alcune informazioni su questa classificazione, possiamo aprire la scheda dei risultati e analizzare le singole componenti che lo compongono. In questo caso, avendo un telaio shear type, l'architrave è influente per la classificazione del giunto. Inoltre sono stati posti degli arrangiamenti verticali, quindi l'unica componente che in questo caso influenza la sua classificazione è la saltatura tra montante e ala della trave, che come rigidezza è di default infinita, mentre il momento resistente fa in modo di classificare il giunto come a completo ripristino, perché il momento resistente del giunto, 30,47, è maggiore del momento resistente del montante. Per la base possiamo o ipotizzare una rigidezza e resistenza come giunto di sommità, se il giunto è fatto nello stesso modo, oppure calcolare con altri modi, sempre con i metodi componenti o con altri metodi, la reale rigidezza e resistenza del giunto. La grafica l'abbiamo già vista, diamo un'altra occhiata, possiamo vedere come oltre alla grafica che diciamo, caratterizza quello che può essere poi l'albo di calcolo con una visualizzazione del vano e delle muratore di contorno che può essere scelta a proprio gradimento. Soprattutto per quanto riguarda poi la cerchiatura, possiamo visualizzare le sollecitazioni sia incrementali che totali, momento, taglio e sforzo normale, ma soprattutto vederne l'andamento nella costruzione della curva di capacità. Quindi, partendo dal primo punto, che è selezionabile cliccando con il destro del mouse, possiamo vedere con i tasti che ci consentono di andare ai passi successivi quella che è l'evoluzione della cerchiatura con la creazione della prima cerniera plastica in sommità del montante di destra, poi
poi specularmente nel montante di sinistra e infine nel montante alla base, dove a questo punto la cerchiatura può definirsi labile con quello di sinistra e quindi terminare la costruzione della curva di capacità. Andiamo quindi a inserire questa cerchiatura nei dati di progetto, dati aperture, e andiamo a controllare i confronti di rigidezza e resistenza. Vediamo quindi che questa rigidezza che abbiamo inserito e che permette di aumentare la resistenza non è sufficiente però a compensare la caduta di rigidezza dovuta alla maggiore apertura. Andiamo quindi ad aumentare il profilo torniamo alle pareti e vediamo che in questo caso abbiamo ripristinato sia rigidezza, resistenza e capacità di spostamento, quindi la verifica di riparazione locale può ritenersi soddisfatta.